Iniziamo con una tecnica bellissima, una tecnica che sicuramente avete visto. Questa è una mia personale variante che ho discusso con Ludo, con cui mi trovo molto molto bene. Quindi iniziamo ai cavi, però prima vi faccio vedere come mi riscaldo e quindi niente, let's go. Allora, cosa sto facendo? Mi sto scaldando prima di entrare nel vivo della sessione. Farò una super serie. No, allora, questa la tagliamo. Allora, farò un'isometrica in basso ai cavi con le cavigliere. Mi metto al centro dei cavi. Metterò un carico chiaramente dove non riuscirò ad alzare completamente, ma starò più o meno su questa posizione, dove chiaramente l'intervento del dettore anteriore è il prime mover del movimento. Quindi su questa posizione qua farò, esprimerò quanta più forza possibile. E sarà un'isometrica, quindi statica, dove cercherò di generare quanta più tensione possibile con una progressione di tempo. Cosa vuol dire? Starò sulla prima serie sui 20 secondi di isometrica, sulla seconda serie starò sui 25 secondi, sulla terza starò sui 30. Cosa andrò a fare dopo l'isometrica? Sulla prima andrò a lavorare sul circa l'8 RM chiaramente attuale, con i manubri però, quindi con i dumbbell. Andrò a fare circa 8 ripetizioni e con l'8 RM andrò a fare, quindi l'8 RM attuale specifico, andrò a fare 20 target rep. Da lì poi andrò a fare un back off, farò 25 secondi, lavorerò con circa il 12 RM e andrò fino a 30 target rep, poi lavorerò su circa 17-20 ripetizioni e andrò sulle 40 target rep. Quindi è un lavoro abbastanza impegnativo, ci sono tante effective reps, c'è tanta tensione in basso sulla prima parte della serie e poi tanta più tensione in alto, chiaramente perché quando facciamo manubri la tensione è spostata in alto. E quindi lo stimolo sarà differente e sarà molto divertente perché comunque ci saranno anche tante effective reps, come dicevo. Allora, adesso faccio, dove ho fatto una serie qua, faccio una serie con i manubri giusto per cominciare ad assaggiare un attimino il manubrio e dopo aspetto che si libera questa, che mi piace molto di più perché posso giocarmela meglio e poi iniziamo con la serie allenante. Vado ancora abbastanza leggero. Allora, il motivo per cui utilizzerò la cavigliera per il semplice fatto che non voglio far stancare il polso. Anche se comunque è molto allenato, potete utilizzare un polsino e tutto quanto. Quello che mi interessa è non far stancare il polso, perché poi chiaramente quando il carico sarà abbastanza comunque impegnativo, perché utilizzerò circa 26 kg, 28 kg. Quando andrò a fare quei piccoli esposti per raggiungere le 20 ripetizioni, ho paura che il polso chiaramente mi ceda e il deltoide anteriore no, laterale no. Quindi questa strategia è scelta per questo motivo, quindi motivo per cui non utilizzo anche le maniglie. Ho fatto un warm up con pochissimo carico in realtà. Questa è una macchina davvero molto molto pesante, molto tosta. Ma come spiegavo poco fa, non mi interessa tanto qui il carico perché sarà soltanto utilizzata come isometria. Adesso che sono entrato un po' nel movimento, farò l'ultimo set con un carico un po' più impegnativo, quindi con i 20 kg, per capire un attimo che carico utilizzare e poi partiamo. Questi li lasciamo qua giusto qualche minuto perché no, ci si serviranno sulla serie successiva. Intanto mi preparo i
L'ultima volta l'ho fatto con i 26, ma mangiavo di più, con i 28. Quindi proviamo a tenere lo stesso carico. Eh!